ti presento un amico, nessuno mi può giudicare, film molto diversi, ma tu nella commedia stai trovando un momento magico, e anche dopo un film poi molto importante come quello di Lucchetti, che è tutt'altro che divertente, è un anno molto importante. Guarda, sì, c'è stato anche Immaturi che ha, mi ha dato sì, un anno dove si sono scritti dei film anche di grande spessore, dove si trattavano dei temi anche abbastanza importanti, però con una grande commedia. Forse prima non c'era spazio per un attore come me, perché le commedie erano molto più per i comici. Adesso la commedia si è allargata anche a degli attori, e devo dire che poi avere la possibilità di avere dei registi che ti fanno fare queste scelte, ti fanno fare questi ruoli dove conservano un po' le tue caratteristiche di attore, ma ti esaltano quelle più brillanti, è un segno di grande sensibilità da parte del regista e dello scrittore, e quindi anche una voglia di rischiare forse qualcosa di più inedito, no? E quindi sorprendere anche il pubblico. Però in questo film tu hai un personaggio di una grande umanità e anche di una grande dignità, che tu esprimi molto con lo sguardo, per esempio la scena, ora non riveliamo, Clou, in cui la guardi con uno sguardo che dice tutto. Quanto hai lavorato su questo elemento di grande interiorità? Sì, l'aspetto esteriore era importante, infatti è stato curato molto per creare un contrasto appunto fisico del personaggio, che è vestito un po' con i capelli alla Borriello, l'orecchino, la maglietta della Roma, Roma-Parma 3-0, quindi uno che ha anche una bella corazza esteriore. E quindi il personaggio è stato curato anche, ripeto, dai costumi all'aspetto fisico, per creare poi quel grosso contrasto che solitamente c'è nei personaggi di periferia, che sembrano sempre molto forti, ma invece sono ricchi dentro di grandissime slanci di generosità, di grandissime slanci di solidarietà, di amicizia, di fratellanza, di condivisione, e questo era soltanto lo studio della realtà, di quello che esiste veramente, avere un'attenzione su quello che poi ci circonda, quello che poi molto spesso la periferia viene presa sempre, messa un po' da parte, mentre invece devo dire la cosa bella di questo film è che viene innalzato uno spirito popolare molto, molto bello, molto sano, e quindi non viene messo da parte ma viene esaltato. L'alchimia con Paola Cortellesi, come te la spieghi? C'è una maniera razionale per definirla? Beh, siamo diciamo un po' tutte e due molto attenti al testo, alla sceneggiatura, ai personaggi, abbiamo cercato di costruire contemporaneamente il suo personaggio insieme al mio, parlandone, confrontandoci, una grande abnegazione nel lavoro e serietà soprattutto. Questi film si fanno sempre in allegria, sembra che tutto quanto è buttato lì, mentre invece nascondono una grande preparazione e condivisione e tempo speso prima del film. Molto spesso si arriva sui set e si gira così, senza aver parlato, aver discusso, mentre invece c'è stata una grandissima preparazione molto sul testo e quindi insomma una stima nei suoi confronti, una voglia di collaborare insieme a lei, e ci sono quelle cose, anche quelle magie che nascono che non sai neanche per quale motivo, quindi sono alchimie un po' sovrannaturali, senza spiegazioni. Però tu stai giocando anche molto con la tua fragilità, questo è un grado di grande maturità, mettere in mostra la propria fragilità? Io ho fatto delle mie fragilità, non mi sono mai vergognato, perché comunque penso che uno deve essere aperto a tutto, e se tu sei una persona fragile in alcune cose non lo devi nascondere, anzi è un segno di grande maturità, essere fiero anche di quello di cui tu sei fragile, perché mostrarsi sempre al massimo o sicuri di sé o dare questa impressione agli altri che non c'è niente, non c'è nessun problema, io non ci credo, non sei umano, nascondi sempre qualcosa, allora forse è meglio manifestare le proprie fragilità che nascondere forse qualcosa di peggiore.